Perfetto. Iniziamo. Allora, ragazzi, oggi giornata di colloqui in polizia. Abbiamo veramente tantissimi poliziotti oggi da dover fare colloqui e Vado, tutto, adesso, quindi perché iniziamo già alzare le col cambiare scenario. mani. Perfetto, ecco qua. Questo è mio. Perfetto, signori. Ok. Iniziamo. Ok, ragazzi, come procedere qua al controllo? Ma uno l'ho già fatto. Vabbè, ora aspettiamo che finiamo tutti i controlli. Colloquio, già fatto. Molto bravo. 2 minuti. Vabbè, se uno è bravo si capisce fin dall'inizio. Infatti ha risposto a tutte le due domande che gli ho Pure fatto. aspettare la reception Solo due domande? No, dai. Cioè no, di più di due domande, però Avanti, le sapeva prossimo. tutte, cioè thank God, zona interdetta, sapeva il Miranda, Allora, io sapevo il Miranda. forse è un Me l'ha ex detto in poliziotto. inglese, Forse è un ex me l'ha detto anche in poliziotto. inglese. Forse è un ex poliziotto. Può essere, boh. Comunque è tutto pulito, adesso gli ho detto di andare a fare il porto d'armi. Perfetto, ognuno di infatti ha già annunciato che non parte il porto Glielo faccio d'armi. gratis, è mica glielo faccio pagare. No, no, vabbè, ma se si Dai, presenta lo quanto dopo. costa? 5.000 o 3.000? 3.000 la prima volta e 1.500 rinnovo. Ok. Stai controllando anche se hanno accettato, il colloquio è stato accettato, vero? Sì. Aspetta, andate il prossimo qui da me. Posso iniziare i colloqui No, no, dentro? poi io tu sto controllo, così facciamo veloce questo procedimento. Un Riga momento. qua, documento. È una rapina. Avanti il prossimo. Documento. Alzi le mani. Vada. Hands up. Vada dentro la tenda. Ok. Documento. Next. I want to Cosa? see your ID and put your hands Documento. up. Vara pure. Io? Sì, vara pure, vara pure. Devi fare porta d'armi, mi Hands up. raccomando. Sì, lo so. Prossimo. Go ahead. Prossimo Next. da me. ID. Yes. Tu come fai a controllare così Avanti, veloce che hanno la change. fedina penale pulita che abbiano Ah, fatto il pure la bando? fedina penale. È Guarda, certo. sì. Calve. Mi dai il Andata. documento? Andata. Subito. Sto Sulle mani, sì. controllando. Ah, pensavo che non riuscì a... Perfetto, entra pure. Aspetta la reception. Avanti il prossimo. Alzi le mani. Questo Salve, buongiorno. è mio. Questo è mio. Ecco qua. Vado. Next. When you see your right and after pitch hands up. Avanti. Ok, andiamo qua. You don't speak English? Patente B e fare il porto d'armi, mi You can learn raccomando. then. By the way, I Sì, wanna see your ID. Identity digital card. non l'ho fatto perché lavoro nei medici, lavoro dovevi in farlo. ospedale. Perfetto. Sì, devo farlo, lo farò. Perfetto, da dentro. Ah, vedo, devo perquisirlo. Beh, io già stavo con Hands le up. mani alzate. Perfetto, ora pure. Questa è Prossimo. mia. Può andare. Ricordati se te la devo Grazie. ridare, se no è nostra. Alzi le mani. Avanti, next. Wanna Cosa? see your ID and put your hands up. Perfetto, Quanto ha documenti. fatto lei il bando, mi Vi scusi? faccio vedere subito. 10 anni fa. Colombo? Ok, vado dentro, Colombo è aspetta stato rifiutato. Ok, grazie l'altro. No, ma ho fatto il bando, ma mi hanno accettato. mille. È stato rifiutato. Quando... Ma... Michele, sì, sei te? Sì. Che tu non hai né rifatto il bando Sì. è la prima Sì, volta, sicuro. l'ha rifatto, ma gliel'ho rifiutato. Ma è accettato, No, questo è Wallace? mezzogiorno che tocca, è rifiutato. Quindi devo andare. Vabbè, rimanga qua, aspettiamo il mezzogiorno. Minchia, mezzogiorno, sempre le mani in Il culo. Sì, prossimo. ma via porta via no, anzi un cacchio, devi fare porta d'armi, mi Sì, raccomando. provvedo appena finito il Bravo. colloquio. Perfetto, Venga. vada pure.
documento, grazie. Mi deve perquisire? Perché stanno facendo la fila qua loro? Ho una GoPro. L'ho già fatto, l'ho già fatto prima. Anzi, il prossimo o l'ultimo, venga. Alzi le mani. Perfetto, mi dai i documenti. Documenti. Sai dove deve mettersele le mani, mezzogiorno? Signore? I documenti, signore? Alza le mani. Alza le mani. Va bene. Colombo deve aspettare mezzogiorno. No, ah, Colombo è rifiutato. No, aspetta la reception. Ok. Lei ha 3 fatture dei medici non pagate, le paghi? Non ho denaro attualmente. Come non ha soldi, come è possibile? Non ho denaro. Zero in banca. Ma così è che non ha soldi. Non è appena possibile. Voglio fare il porto d'armi? Come? Devi fare anche il porto d'armi poi, sì, passerò un po' di latte, un po' di pietre. Sicuramente pagherò. Perfetto, vada pure dentro. Ok. Perfetto, sono finiti. Di qualcosa del governo. A cui in teoria non hai neanche dovuto. Allora, come quanti siete? Sedetevi bene ordinatamente, grazie. Allora, signori, l'iter dei colloqui. Allora, questa volta i bandi di questa sessione saranno diversi dai discorsi. Quindi, chi per caso dovesse aver visto o aver sentito come vengono fatti le selezioni, i bandi e tutte le assunzioni del, diciamo, delle scorse volte, dimenticateli, perché non sarà fatto in questo modo. Quest'oggi verranno fatte delle variazioni, ovvero oggi nella giornata del 23 verranno fatti tutti i bandi, tutti i colloqui verranno ieri stanotte sono stati valutati i bandi, oggi dalle 16 in poi iniziano i colloqui, verrete esaminati, vi verranno fatte delle domande riguardo cultura generale, le vostre faccende personali e poi anche riguardo la polizia. Per soddisfare le richieste per passare quindi il colloquio, dovrete avere una minima conoscenza della polizia e diciamo un po' di testa, ecco, se si può dire in questo termine, un po' veloce. Quindi grazie per il follow. E quindi, finiti i colloqui, quindi una volta fatto il colloquio, e una volta finiti tutti i colloqui, noi valuteremo quindi chi assumere e chi non assumere. Quindi il vostro colloquio potrà essere ritenuto positivo e quindi verrete assunti, o negativo, in questo caso verrete rifiutati, per poi riprovarci i prossimi bandi. Secondo solo mi chiamano. Pronto? Smith? Dimmi, sto parlando davanti a 40 persone. Ah, vabbè, dai. Perfetto, mi hai appena disturbato. È strano che ti disturba. Comunque, perché sei tornato in rosso, Dustin? Perché non coordina mai. Ah, è vero. Ho visto coordinare a 30 minuti forse. Chi è Dani? Io non ho. No, coordina Mendez o coordina lui. Guarda, io e Wallace e altri superiori non abbiamo mai visto coordinare Dustin, quindi ora sono occupato da Angelo per queste cose. Io sono non ci sono. Quindi signori, finiti tutti i colloqui, una volta che avevamo deciso di chiudere i colloqui, che potrebbe essere già stasera o come domani sera. Come fra una settimana. Dato, grazie per follow. Esatto, potrebbe durare tanto tempo anche la fase di colloquio, potrebbe essere stasera, domani sera o tra 3 giorni. Non si sa mai, qua i tempistiche variano a seconda del come si alza la persona dal letto. Verrete convocati in centrale per iniziare subito e immediatamente a lavorare per stare servizio presso il dipartimento, se in caso avrete passato la selezione. Quindi, mi raccomando, impegnatevi a fare il colloquio, perché non ci sarà un'altra possibilità, ecco, come passare per entrare a far parte del dipartimento. Se oggi fallite, dovete rifare il bando la prossima volta. E la prossima volta non so se sarà così veloce l'assunzione, la fase di assunzione. Potrebbe durare molti più giorni, come è durata tempo fa quando c'era l'accademia. Ok. Benissimo. Perfetto. Bene, signori, se avete domande potete farle ora, se no iniziamo con i colloqui. Io avrei una domanda. Io chi? Ok, dica. Ma quindi non c'è più l'accademia? No,
Questa selezione non verrà fatta all'Accademia. Va bene, Perché grazie. impegnava troppo tempo e abbiamo carenza di personale molto, molto grave. Salina, da mangiare? No, a posto. Perfetto. Quindi, vedendo che aveva avendo una grave carenza di personale, abbiamo deciso di fare una selezione molto più veloce e molto più severa. Quindi, chi magari la scorsa volta gli davamo più Spostati. fiducia per Fammi un paio di vederlo come si stronzi. comportava durante l'accademia, questa volta non verrà data nessuna fiducia. Quindi, chi ne teniamo dubbio verrà rifiutato. Ah, una domanda, allora le persone che non hanno mai fatto parte in nessuna città del dipartimento di polizia sono un po' svantaggiate confronto Saranno ad altri. svantaggiate Of course. ad entrare nel dipartimento, certo, se entrerete nel dipartimento sarete più svantaggiate, ma nel periodo di selezione, ovvio, ma a prescindere, chiunque nel periodo di selezione è più svantaggiato per chi non ha mai avuto nessuna esperienza, perché è ovvio che chi ha avuto più esperienza, anche quando c'era l'accademia, era più preparato nel colloquio. Questa volta è solo che invece di avere l'accademia, sostanzialmente precedentemente serviva per istruire un minimo i nuovi cadetti, quindi per dare una partenza nel dipartimento di polizia ai cadetti che non sia pari a zero, e per osservare magari le persone che erano dubbie, per magari per accettarle o rifiutarle all'Accademia. L'Accademia, dopo le ultime volte che abbiamo fatta, è durata addirittura 5 giorni in alcuni casi, e l'iter per i bandi durava da una settimana a 2 settimane anche addirittura, quindi abbiamo deciso in questo caso quindi di annullarla perché c'è bisogno di personale. Altre domande? Ovvio, comunque sì, la risposta alla domanda è comunque sì, ovvio, sarà più svantaggiato, ma anche quando c'era l'accademia era più svantaggiato, perché tanto il colloquio c'era sempre anche prima. E solo che lei, se verrà assunto con zero esperienza, entrerà nel dipartimento con zero esperienza, quindi sarà compito suo doversi impegnare e osservare gli agenti per imparare subito, dal Ok. primo momento in pattuglia. E sarà suo compito chiedere e fare domande agli agenti, e sarà dovere degli agenti risponderle. In caso contrario, viene a segnalarlo. Perfetto. Domande? Io comunque mi presento, sono il sergente maggiore Smith, sono responsabile reclute, responsabile personale, insomma, porto avanti il suo A dipartimento tutto lui. in vice del capitano. Diciamo, aiuto a portare avanti il dipartimento a livello di gestione del personale, poi a livello di gestione operativa ci stanno altri sergenti che gestiscono altre, diciamo, parti del dipartimento. Comunque, in fondo tutto, quindi vi dico solo una cosa, entro stasera dovrete avere il porto d'armi tutti quanti. Monster, grazie Sì. per il E follow. va E bene. chi già lo ha, a posto. Le patenti A e B come minimo, poi chi vuole farla C meglio. E basta. Quindi, Perfetto. adesso inizieremo a chiamarvi uno a uno, sarà randomico il vostro metodo di scelta, cioè il nostro metodo di scelta sarà randomico, quindi chi è arrivato prima potrebbe essere chiamato per ultimo. Chi è quello? E voilà, sono a controllare. Scusatemi, sì, ho avuto problemi fuori, scusate. Va bene, e quindi iniziamo a fare i colloqui. Buona fortuna. Grazie. 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 Posso... Sì. Bene, prendiamoci qualcuno. Vabbè, che ti prendi tu? Perfetto. Il primo. Signore, venga. La seconda, allora, venga lei. Grazie per il follow, Monster, Dado e Phil. Buon pomeriggio Dani, ciao, buon pomeriggio vita loca. Mi sono già scelto il mio ufficio, quindi guarda chi me lo ruba. Prego, prego, venga. Piace la centrale? Va benissimo, signore. Bellissimo. Questa è la seconda, Quale? la secondaria, la centrale Quale? seconda. Quale? 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 Cessi l'ho fatto io. Ero abituata all'altra centrale. Prego, venga qui. Ecco qua, si mette Ho pure qui in mezzo. debuttato In piedi o quando... seduta dove vuole lei? Mi metto qui. Allora, Gli 80, gli 99, quale centrale di parla? La centrale che c'è Al vicino al... 407 o al Sì. 217? Al 403 o al 217, quella in centro? Quella in Ah, quella del centro. centro è piccola, quindi non ci sta molto. Sì, comunque di sotto sta in silenzio.
Ok, perfetto. Allora, signorina, lei è? Mi scusi che non l'ho presa io. Natalia Romanova. Ok. Probabilmente neanche ti ricordi chi sono. Sono Price. Sì, mi ricordo chi sei. Non mi sembra del mestiere. Chi? Chi non mi sembra del mestiere? Fi. Ok, allora, mi parli un po' di lei, della sua vita. Allora, sono nata a Mosca, mia madre era una giornalista, non ho conosciuto mio padre, poi ho scoperto che non era una bravissima persona. Ho vissuto con lui per un po' di tempo, poi ho deciso di fare l'accademia militare per alcuni problemi di famiglia. Scusi. No, non si preoccupi. Per alcuni problemi di famiglia e ho deciso di trasferirmi in America seguendo il mio mentore che era un poliziotto. Ok, aveva già avuto esperienza in polizia lei, quindi? In una vecchia vita ero un marshal. Ok. Bene, bene. No, magari non ho fatto il tempo a fare il bando ieri, ma... niente, F. Bene, bene, ok. E mi dica un po', quali sono i suoi aspetti positivi? I miei aspetti positivi? Allora, sono una persona che se vuole una cosa... fa di tutto per ottenerla. So ascoltare gli ordini, so che è una cosa importante. Sono molto gentile. Direi che sono questi i miei aspetti positivi. Ok, invece quelli negativi? Quelli negativi. Potrei essere un vediamo, po' testarda a volte. Vediamo se ti accettano. Se verranno, è più alto quanto verranno aperti. Ma penso subito. Nient'altro in realtà. Un po' capito. E bene, che propositi ha nei confronti del dipartimento? Io voglio aiutare le persone, non mi interessa arrivare a chissà quale grado alto, mi basta solamente essere sicura che i cittadini siano al sicuro. Ok, va bene. Mi dica un po'. Lei, diciamo, come se la cava la guida? Un po' maluccio. Vabbè, ci sarà modo di imparare. E a livello balistico invece, sparare? Sa utilizzare le armi? Bene. Perfetto. Sì. E ha la possibilità di registrare? Sì. Perfetto, non è che potrebbe servirle. Bene, iniziamo con qualche domanda. Mi sa dire dei codici radio che conosce in generale? I macro codici, quindi il gruppo di codici? Codici radio? Codici radio, li conosce? Conosco il codice di silenzio radio. Ok, ma quei codici lì come si chiamano? Quindi sono i? Che tipo di codici lì che sta intendendo lei? Non saprei come si chiamano. Fi. Adesso vediamo. Vabbè, i codici 10, no? Ten code. I codici 10. Ok, mi fa un po' di esempio di questi codici 10. Allora, c'è il 10-3, che è il silenzio radio. Il 10-55, che è quando si ferma un soggetto nel traffico. Okay. Il 10-10, che è durante una sparatoria, un conflitto a fuoco. Il 10-99 dovrebbe essere assalto alla centrale, se non erro. La 59 è rapina. Rapina. Il 1080 dovrebbe essere l'inseguimento. Ok. Ce ne sono altri, comunque un po' ne conosce. Beh, 17. Sì, ok, perfetto. Mi sa dire i diritti di Miranda quali sono? Ha diritto di la dichiaro in arresto o in stato di fermo, ha il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei in tribunale, ha diritto a un avvocato e se non può permettersi non gli sarà affidato uno d'ufficio. E poi di cosa deve chiedere? Se ha compreso i diritti. Ok, perfetto. Se non li ha compresi cosa fa? Li ripete? O... ripetere. Ok, li ripete. E che metodi conosce per fermare un'auto durante l'inseguimento se non si ferma all'alta? Metodi di forza per fermare l'auto? La manovra pit. Ok, mi spieghi la manovra pit come funziona?
La manovra pit è praticamente andare contro la macchina del soggetto in modo da farla fermare sul guardrail. Fare un testacoda in modo da fermare la macchina sul guardrail. Dove la colpisce esattamente l'auto per Proprio fermarla? nudo. Sulla coda dell'auto. Ok, Sì. giusto. Diciamo, la velocità consigliata qual è? La velocità consigliata per fare una manovra pit, diciamo. Quindi può anche essere indicativa, sotto, sopra, tra, quindi può anche essere indicativa e marginale. C120, se non erro. Diciamo sotto i 100 km/h per essere sicuro, altrimenti in casi estremi anche sopra i 100 km/h, ma non troppo. 120 già quasi troppo. E so che bisogna farla fuori dalle zone urbane. Giusto. Mi risponda a questa domanda, mi dica 10 volte bianco. Bianco, 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 Cosa bianco, beve la mucca? Bravo, bianco. L'acqua. bravo, bene, bene. Sono contento, ma avevi risposto acqua. Tu turni signorina. Perfetto, sono molto sollevato. Perché la maggior parte delle volte rispondono latte. Bene, bene. Secondo lei, quali sono due aggettivi che secondo lei, diciamo, rendono il poliziotto perfetto, diciamo, il Il poliziotto. poliziotto perfetto. Cioè, che aggettivi descrivono il poliziotto perfetto, secondo lei? Dedizione. Faccia pensare. Lealtà, suppongo. Dedizione e lealtà. Dedizione, come mai? Dedizione al lavoro. Penso che se qualcuno vuole diventare un poliziotto ci deve dedicare la vita. Ok, va bene. Risponda a questa domanda. Lei è l'autista di un autobus, ok? E deve percorrere una linea. Alla prima fermata. Quindi parte, la prima fermata salgono 5 persone. Alla seconda fermata ne scendono 2 e ne salgono 3. Alla terza fermata ne scendono 3 e ne salgono 4. Alla quinta fermata ne scendono 6 e ne salgono 2. Quanti anni ha l'autista? 23, è la mia età, sono io l'autista. Bene, 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 mamma mia. Lei mi sta dando tante soddisfazioni in questo momento. Di aver scelto a fare il colloquio. Allora, secondo lei qual è l'arma più forte di un dipartimento di polizia? Questo L'arma più forte? Intende armi da fuoco o deve è decidere una lei. retorica? Questo deve decidere lei come rispondere. Secondo lei, l'arma più forte del dipartimento, che cos'è? L'arma più forte del dipartimento. La risposta deve decidere a lei in base a quello che mi ha chiesto prima. Penso alla preparazione degli agenti. Penso che un agente possa fare un buon lavoro anche senza una pistola. Questa domanda non l'ho mai. Questa risposta non l'ho mai ricevuta. Cioè, la risposta che non l'ho mai ricevuta. Mi hanno risposto la pistola, la carabina. Mi hanno risposto. Mi hanno risposto ninja, mi hanno risposto. No, questa è una cosa goliardica. Comunque, una parte di scherzi. Mi hanno risposto la penna, mi hanno risposto la legge. Ma mai nessuno mi ha risposto dicendo la preparazione degli agenti. È una bella risposta, devo dire. Cioè, ci sta come risposta. Non la ritengo né giusta né sbagliata, in quanto comunque queste risposte del genere sono comunque sempre molto giuste. Diciamo, sono giuste. Risposta legge, la penna, la preparazione degli agenti. Mi piacciono come risposte. Si viene comunque. Da che descrizione si dà la risposta? Dal motivo della risposta. Cioè, lei mi ha detto: secondo me la gente è bravo, e deve saper fare bene il suo lavoro anche senza una pistola. E questa cosa mi piace come risposta, mi piace. Allora, facciamo un'altra domanda. Parcheggio qua dalla centrale, ci sta un pino, ok?
Su questo pino ci sta un grande tronco, ok, che sarebbe il tronco principale, con attaccato a sé quattro rami grandi, ok? Sì. A questi quattro rami grandi ci sono quattro ramoscelli più piccoli. E questi quattro ramoscelli più piccoli, ad ognuno di questi, ci stanno quattro ciliegie attaccate. Sì. Quante ciliegie ha il pino? Ti prego, non sbagliare. Oddio. Oddio. Quattro. No, Alpino non ha ciliegie. È vero. Non ci voglio credere. Ah, me l'ha fatte volta. Due giuste e una tagliata. Vabbè. Ci sono cascata questa volta. Io voglio bene, ma adesso non la capisco, raga. Grazie comunque per il follow, Mikey. Non lo so, guarda, guarda se accanisce certe persone, lo so, purtroppo è così. Sì, mi faccio pensare. Però comunque è brutto vedere la persona che licenzi, che venga riaccettato il bando. Cioè, anche un po' brutto a livello, cioè... Come si comporta in caso di un 10-10? Sa cos'è un 10-10? Un conflitto a fuoco. Ok, come si comporta in caso di 10-10, quindi? Se sono la diretta interessata, chiedo supporto. Ora allora, ti spiega pure. Non sarò la prima a sparare, chiaramente. Se mi vedo costretta ad aprire il fuoco... Signorina, non urli, per favore. Non so come si abbassa la voce. Cercherò di ferire il soggetto in punti non vitali per poi fermarlo. Quindi se una persona le punta un'arma da fuoco, lei li spara dove? Cioè, se io fossi un criminale e puntassi con una pistola, no? E lei a distanza di 30 metri vede che la sta puntando, lei come mi spara? Dove risponde? Come risponde? Oppure le sparo un colpo ma la manco. Lei come mi risponde al fuoco? Do intanto un colpo di avvertimento. Poi al massimo sparerò alle gambe. Allora, c'ho qualcosa da ridire su questo fatto. Avrei qualcosa da ridire. Perché, allora, una persona che le spara un colpo e la manca, lei deve ringraziare il cielo che la manca, prima di tutto. E poi se risponde al fuoco, lei non è che spara un colpo avvertimento, cioè lei deve sparare. Purtroppo è brutto, ma è la mala verità questa. Se una persona le spara come agente di polizia, lei deve rispondere al fuoco e neutralizzando il soggetto. Cioè il soggetto le ha già sparato un colpo, l'ha già fatto rischiare la vita e lei non può rischiare nuovamente la vita. Quindi lei deve, come primo pensiero, abbattere la persona. Che poi sopravvive o non sopravvive, questo è una questione poi che si vedrà. Però il fatto è che comunque lei deve neutralizzarlo. Ho capito. Bene, bene. Va bene, signorina, il colloquio è terminato. Vabbè, grazie mille. Le farà sapere, verrà convocata se è positivo nella sessione bandi. Se non si ritroverà scritta, vuol dire che verrà stata rifiutata. Le auguro una buona giornata. Mi raccomando, il pinino non hanno le ciliegie. E l'arma più forte del dipartimento sicuramente è Ninja. Giusto, giusto. Perfetto. Guardi, la faccio uscire di qua. Che. No, anzi, no, facciamo. Sì, no, di qua, sì, di qua. Tanto è uguale, andare di qua, di là. Uè, Andre, c'è il capitano che mi dice di fare il bando, invece il capitano non me lo accetta. E la carabina, no, la carabina, no. Ok, no, cazzo, questo è sbagliato. Vabbè, scavalchi la scrivania. Non lo sa lei, mi scusi. La centrale è nuova, va anche per me. La centrale è nuova anche per me, Hardy. Arrivederci. Salve. C'è qualcuno di nuovo tra di voi? Che è andato in ritardo? Qualcuno che è andato in ritardo di nuovo tra di voi? Mi scusi? Sì. Potrei farle una domanda? Mi dica. Io ho appena finito il colloquio. No, può andarsene. Ah, va bene, ok. Arrivederci. Signori, siete nuovi voi? Siete appena arrivati? Sì.
Allora, perché siete entrati per i cavoli vostri? Chi vi ha detto di entrare nel dipartimento? Dani! Chi li ha fatti entrare questi qua che sono... Nessuno li ha controllati? Io sono entrato prima. Mi ha controllato lei. Vabbè, chi non l'ha controllato vada fuori. Da qua. Nella holla. Io non so, cioè la gente entra per i cazzi suoi così. Adesso le ho rifiuto quello. Ah, guarda che c'è mezzo, che lui vuole accettare quello lì. Dicendo che... Vabbè, se lo vuole accettare, lo accetta. No, se ne assume le responsabilità. Se ne assume le responsabilità. Ah sì, noi licenziamo le persone ieri e poi le riassumiamo oggi. Perfetto. Perché siamo deficienti. Capitano, decide così. Capitano, bravo Pirla. Perfetto. Signori, che è sta cosa di voler stare fuori? Entrate. Ok, voi siete nuovi, giusto? Sì, lei può andare comunque. Sto aspettando il mio ragazzo. Ah, perfetto, ma anche lui fa il bando? Sì. Ah, perfetto. E... lei? Io devo ancora fare il colloquio. Perfetto, venga qua. Controlliamo. Alzi le mani, la preposisco. Allora, lei può andare fino al colloquio. Mi chiede il documento, l'identità. Sì, un attimo. Contadini magici, fare uguale in live oggi. Non ne ho idea, non penso oggi. Cioè ora. Forse dopo li colloqui. Mi scusi. Sì. Mi ha detto il vostro collega che ho finito il colloquio. Può andare, se l'ha già fatto. Cioè, dove devo andare? A casa, a lavorare, o lavorerei? Fare la propria vita. No, cioè, ho fatto il colloquio per la polizia, non so, non devo fare nessun'altra cosa. Credo che verranno comunicati sull'applicativo. Verranno comunicati sulla sezione bandi, gli esiti. Ah, ok. Verrà pure. Arrivederci. Perfetto. Lei non ha la patente B. Vabbè, verrà pure dentro. Devi fare la patente B e porto d'armi entro stasera. Ok, perfetto. Avanti il prossimo. Quindi non ho capito. Verrà dentro nella sala insieme agli altri. Verrà pure. Sta a fare sti colloqui. Quante sono? Prego, alzi le mani. Non c'è noi che li abbiamo accettati tutti, veramente. Perfetto, vedi i documenti. Guarda che non è un parcheggio di qua. Spostate sti bidoni. Non urlate, per favore. Perfetto. Allora, le fatture non pagate, la paghi. Tre fatture non pagate, le paghi, signora. Cioè, sì. Salve, gente. Perfetto, va là dentro. Perfetto. Sono tutti per dicono. Perfetto. Sì, va là dentro la sala, quanti sono? Vado. Qui a destra. Avanti il prossimo. Sono tantissimi, Bradley. Cioè, con le mani ha rotto il cazzo per fargli a quest'ora e non c'è niente. No, dove, il cazzo è mezzo, dove cazzo è? No, ha rotto il cazzo con le mani per fare quest'ora. Vuole fare, documenti? Chiamate qualcuno per fare i colloqui anche. Chiamate qualcuno. Bye. Oh no, si chiama Lincoln Barros questo. Questo lo rifiutiamo, a priori. Non possiamo averne due nel dipartimento. Poi ditemi ditemi che non faccio mai un cazzo e che sto facendo tutti i colloqui. Sto facendo durare 2 minuti. Questo è che non fatti quattro. Ti stai più lamentando che fare i colloqui, guarda. 2 minuti. Sì, non ci voglio, due minuti e quello. Anche con mezzo. Allora, fattura non pagata, la paga immediatamente. Sì, un attimo. Devo fare entrare le persone, però non devo fare il colloquio. Devi fare il porto d'armi, mi raccomando. Secondo me mi dovrei vendere la macchina. Perfetto, vada pure dentro.
Ah, per così sconzi, okay. Già per così, eh? Sì. Perfetto, para pure. Prossimo. Vabbè. Alza le mani. Certo. Via il documento. Certo. Comunque prima mentre arrivavo ho visto delle pistole a terra. Fuori. Pistole e droghe. Beh, chi se ne frega. Siamo di fianco, siamo in pendente a Grostri, siamo. Eh beh, infatti. Alessandro Motta. Giusto. Motta come gelato? E anche qua come qualche marca. Sì. Ah bene, vediamo un attimo allora. Allora, patente B non ha le porte d'armi, la faccia, mi raccomando. Certo. E ha una detenzione illegale di arma, legale, lei signore. Come? Quando? Sì, il 13 del 7. Ma? Sì. L'hanno arrestata. Ma quando? Il... Non posso ricordarsi. Perché non mi ricordo di essere stata arrestata. Com'è? Quando? Il 13. 13. Quanto tempo fa? 10 giorni fa? Che ne so, che è il 13 di luglio. Allora 10 giorni fa. Beh, io non mi ricordo, manco ero in città. Manco in città da molto. Dovrebbe essere tenda qui di fronte. Non vengo in città da molto tempo, ho aspettato. Finestra centrale. Sì, non male. Intanto che stampa i documenti, guarda là, vieni qua. Si sembra una trattoria, che... Ma ancora? Non so perché ci sta questo... questo qua. No, io davvero giuro che non entro in città da un'eternità. Ho atteso solo questo momento da okay, molto tempo. Perfetto, grazie. Venga con me, se lo ricordo sul re. Venga, venga. Scusi? E non ho parlato. È particolare questa situazione, non so che dirle, sinceramente. Anche a me dispiace perché ti ho fatto quando per la polizia, perché non sono un criminale, quindi... mi sta... sono stupito anch'io. Forse sono confusi, ma non credo. Buonasera, salve. Attendo qua, lei, insieme a quell'altro, la camicia bianca. Attendo? Sì, è un dubbio, lei, non so perché. Venga, stia qui, aspetti. Scusi se la interrompo, ma ti sapevi sull'applicativo? Sì, per sapere sull'applicativo. Ok, va bene, grazie mille, salve. Posso vederci. Venga, lei, vedi, alzi le mani. Ok, vedi i documenti. Wow, ah, non li tengo. Ciao Amy Flavex, grazie per il follow. Mi sente? E come si chiama? George Williams. George Williams. Sì, l'email. Sì? 3L Diablo 89. Perfetto. Vieni a fare il porto d'armi, mi raccomando. Vara pure, arrivederci. Non ho capito. Vara pure. Entri pure. Dove? Dentro, la sala d'attesa. Okay. Guarda quanti sono, farà aspettare il colloquio. Ah. Perfetto. No. Mi raccomando, faccio il porto d'armi entro stasera, signore. Attenda. Ma lì deve fare il colloquio, eh. Attenda il colloquio insieme agli altri.
Ma se passo più tardi? No, poi si brucia l'opportunità di farlo. Adesso stia qui, no. Aspetti. Smetta, vorrei sapere come mi devo comportare. Senti Morolla. Morolla aveva detto quello che ti ho detto. È perfetto, allora poi parla con lui tutto e adesso vediamo. Cioè, Morol... E scrivili lui, punto. Ah, io non ne so nulla. No, no, sì. Ti ricordi quando ho detto devo parlare con Morol? Abbiamo parlato. No, ma io parlo di sto bando. Falli con tutto, fai tutto con lui. Salve. Non ho sentito? Fai tutto con Morol per questi bandi, ho detto. Va bene. Oh, buon incontro. Salve, mi dica. Sono qui per il colloquio. Alzi le mani. Due documenti. Oh, oh, abbiamo qui, capitano. Tramezzino abbiamo. Tramezzino, come? Già ce l'abbiamo, tramezzino. E lui si chiama Tramezzino. Sì. Abbiamo il figlio di mezzogiorno che chiamiamo Tramezzino. Allora, la fedina penale è pulita, deve fare la patente A, patente B e porta d'armi, mi raccomando. Sì, sì. Perfetto. Un attimo, Coleman. Me lo faccio io? Salve. Si segga lei. Ok, perfetto, vada pure dentro, accompagno, venga. Venga, sì, poi, vieni Coleman, vieni. Vieni, vieni. Vieni Coleman. Coleman. Sei addormentato. Coleman. Vieni, vieni. Guarda quanta, guarda quanta gente che c'è che aspetta il colloquio. Minchia. Perfetto, inti pure, guarda, guarda. Guarda quanta gente che aspetta il colloquio. La centrale, la centrale. Non l'assolo. Non la reazione, guarda dentro. Ma mi serve un po' di ossigeno, posso? No, c'è l'aria condizionata accesa. No, mi manca l'aria. Se esce non entra più l'aperto. No, no, mi manca l'aria. Allora, se barca... Quanti ne abbiamo, Paolo? Se barca questa porta non è mentre più. Quanti sono, 1000 sono. Tutti per i colloqui sono. Salve, qui. Salve. Mamma mia. Entrate dentro. Oh, dentro. Belli. Ma mi manca l'ossigeno all'interno. C'è l'aria condizionata, non è possibile. Ma una finestra non c'è. No, c'è l'aria condizionata. Ma chi è il primo? Ecco. Non c'è random, prendevi. La ragazza, ma non c'è. La ragazza l'ho già presa io. Come l'hai presa già? Sì, già l'ho fatta all'inizio. Come si chiamava? Venga, dai, venga, con l'aria, dai. Con un agente. Natalia, ma lei che fa il colloquio, lei? Sì, no, non, ma allora te lo fa insieme a te, però, Sì, no. Ma anzi, però, io dovrei chiedere anche un'informazione. Guarda, ecco che l'occhialino qua, vada fuori, aspettare. Ecco gli occhiali qua, vada fuori. Aspetti fuori. No, lei con gli occhiali bianchi, con gli occhiali neri. Vabbè, vado pure io, vado pure. No, lei no, esce non entra più, lo sappiano. No, aspetti dentro insieme agli altri. Posso temporeggiare? Oh, lei, qui, signore? Ah, mi scusi. Madonna mia. Lei attenda dentro. Con i capelli biondi. Lei esca fuori, deve essere ancora controllato. Lei chi è? Devo fare il colloquio, ci sono attimo. Attenda qua. Sigaretta, sto entrando. Ah, stranamente Morolo subito mi ha accettato. Alzi le mani. Mi ha risposto. Alzo le mani. Vedi il documento? Subito. Ecco qua. Grazie, è stato subito un'occhiata alla chat. Un secondo che sto qua preso un attimo questo casino. Sono Giovanni Leone. Sì, sono proprio io. H King, giusto? Sì, sì. Perfetto. Deve fare la patente, porta d'armi, patente A, B, mi raccomando. Sì, sì, sì. Lei è uno di quelli che spara tanto? Mm-hmm. Raccomandato da Coleman. Mm-hmm. Perfetto, va dentro. Salve, lei è? Ah, allora, è Ciclope. Salve. Evitate di urlare, per cortesia. Evitate di urlare. Gli posso dare un abbraccio? Dove sono i ragazzi del bando? Vieni, sono tutti qua. Eccoli qui. Sono tutti amici miei. Prenditeli uno a caso, vai. Sì, pronto? Guarda, cioè, come si fa. Dimmi. Ma non sto qua là, bro. Sì, ma devo fare quello qui oggi, Olaf. Ecco, bravo, Xalai, non sapevo che stai, ma vi assistimo da un bel po', peraltro ho ricominciato ora. Dai, ma i sceriffi hanno un loro centrale, sono rimaste insieme alla polizia, i sceriffi hanno una centrale diversa. Sì. Vai. Ma con chi parli, scusami? Con la Fina, la collega. Anche lei fa quello. Allora si fa così, guarda.
Allora, permesso, signori, per alzata di mano, metagame, chi amici non ha esperienza in polizia? Io. Tutti con me, forza. Perfetto, andate così con mezzogiorno, vai. Chi non ha esperienza con me? Pirata. Guarda che non vale la, non vale fare fingere, eh. Poi veniamo a saperlo, No, controlliamo il bando. Se avete scritto esperienza in polizia, poi vi buttiamo fuori dai bandi. Sì. Ok, vai a chi trolla qua, eh. Esperienza. Vai, dentro? Là. E aspettate Thomas. Bene, ordinati. Chiami così? Ragazzi, chi ha preso per il culo? Ragazzi, non ho esperienza in polizia, vieni qua fuori. Io ragazzi, chi ha preso per il giro? Chi ha preso in giro? Chi ha avuto esperienze dentro? Devo dire una cosa. Vale anche l'esperienza al di fuori. Cioè, come glielo spiego? Scusate un attimo. Nei simulatori? Devo chiamare un ragazzo, se lo fate vero. Ma in che senso? Fate in un'altra vita, signora. Fuori da questo cervello. Ma certo. No, non è un'altra vita, ragazzi. Non riseppatate. Capisca. Sì, esattamente, in un'altra vita. Vale anche quello? Se non hai esperienza in polizia. Cioè, ma lei che fa poliziotto fuori da qui? No, ma che? No, non ho capito. Vabbè, lasciamo stare. Lei ha mai fatto il poliziotto, sì o no? Vabbè, facciamo che aspetto dentro. Perfetto, vada. Voi tenete il ciclope. Sì, il ciclope. Ma perché c'è la benda? Perché è senza un occhio, secondo lei, perché è sporto, tenne. Ma quindi lei, lui è il ciclo quindi mi dovrei mettere le mani in culo per il collega. Se perdi qualcosa però mi ammazza. Oh scusi. Comunque c'è Wallace che oltre, a fare i colloqui si lamenta in continuazione, Sì, ma infatti ora gli facciamo un bel richiamo, Wallace, tranquillo. Salve. Oggi lo facciamo planare. Salve, alla fine. Comunque mezzo ti stavo dicendo, Morolla ha detto tu il colloquio lo fai più tardi con me in privato e lo fai da zero. Allora, meglio che vengo. Sono un attimo confuso. Cioè, non capisco perché. Zaza Giunti, posso fare una domanda? Ok, allora aspetta un attimo. Allora, il non esperienziati attende... con me, forza seguitemi. Ne manco di rossi, mi dica. Qui che si attende per il colloquio. Sì, orale, deve fare così, alzi le mani. Certo. Vieni i documenti. E la madonna, ma che ha addosso? Aspetta, ci vediamo stasera. Questo lo tengo io. Perfetto. Perfetto. Mi dai i documenti? Sì, ok, va bene, arrivederci. Certo, io li posso subito. Con lei. È un agente, anche. È un agente? No. Dove riparti? Ah, va, aspetta come fa. Dove riparti? Come dovrò fare? Io non ho capito. Ma è un medico lei? Diciamo che mi sono licenziato, mi devono ancora togliere la targhetta, se capisci. Dovrei andare in caffetteria o aspettare... Scusi, ma lei ha un precedente penale? Con un precedente penale? Sì. Qua di quale tipo? È un utilizzo improprio della mano a fuoco. Non se lo ricorda, 29 del 6? 29 del 6? No, sì. Mi ricordo di preciso. Quindi... Anche la revoca del porto d'armi. Ah, il porto d'armi lo stavo rifacendo adesso. Ma lei ha la revoca per l'utilizzo improprio della mano a fuoco. Diciamo che è una storia che è un po' difficile da spiegare. Deve chiedere al sergente. Non so, però ce l'ha. Ma è considerato quindi reato di classe? Beh, scusi, lei vuole entrare in polizia con un utilizzo proprio da mano a fuoco? Diciamo che non è, cioè, avrei dovuto anche fare una denuncia all'agente in questione, ma per mancanza di GoPro non ho potuto eseguirla. Essendo che mi è stato fatto diciamo un po' tutto completamente a caso. Guardi, attenda qui sotto e senta. E senta il vice capitano mezzogiorno. Attenda qui sotto, certo, insieme a loro tre. Anche lui ha un dubbio, il signor vestito di giallo. Attenete qui seduti, signori, tanto non c'è fretta. Eccolo qui. Comunque, la cosa bella è. Vabbè, basta, io non c'ho più voglia di sentirti. È da 4 giorni che mi rompi, però, eh. Madonna. Ah, no, mi dica. Io all'inizio sono qui, c'avevo una pistola e un coltellino e hanno tolto. Chi l'hai tolto? Non so qual è la gente. Quello biondo, giusto? Sì, mi sa. Attenda qua che riappaia. E poi... Ah, in più un'altra cosa. Sì? Ho un problema con la macchina, non mi si apre. Dicevo non è mia, Ma quindi dove attendiamo? Lì seduti che arriva a mezzogiorno, quello con la benda che era qua. Appena andato, è andato certo, su. Certo, tornerà con dopo, giù. Ah, ok.
Io non sto attento, ma neanche da mia. Si sono ben accorto. Ma credo che noi quelli si vengono prima di... Ci danno un po'. Ah, sì. Perfetto, rieccomi. Ragazzi, eccomi qua, perfetto. Allora. Ah, procederò io allora, a quel punto. Perfetto, vediamo un po' se sono altri sergenti in servizio che possiamo attivare. Salve, dica. Salve, vorrei fare documenti. No, è il municipio fa i documenti. Ah, ok, grazie. Il municipio invece. Come arriva? Non ho capito, mi scusi. Foto. Signori, non urlate qua, sussurrate per favore. Io sto sussurrando. Sta stanza sta urlando troppo, eh. Lei sorpassa il secondo, in che posizione? Okay. Vabbè, come si sta cercando, che sta prendendo in giro. Dice Guarneri che fa il colloquio. Non mi vuoi spiegare sotto. Perfetto, invece capitano, come procede qui? Guarda, io li prendo tutti. Che metodo sta facendo? Vediamo un po' come fa. Generale, ora li faccio vedere. Guarda, ti faccio vedere come si smaltiscono proprio fast e fast. Ora ti mostro. Dai, mandate all'email. Ora mi mostri. Mi mostri ora? Buongiorno, ti voglio bene. Però dai, sei troppo presente, sei troppo facile da vedere in giro. Aiuto, no, paura. Amore, ciò che sta facendo. Secondo me fra poco le spara, eh? Ma secondo me tra poco tira pure l'altro occhio. Il signore già c'è col fuoco. Perfetto, è morto, non parla più. Arrivederci. Chi è morto? Arrivederci. Ci dovete morire. E vive, vive. Dico Pez, grazie per il follow, benvenuto. Dai, qua è riferito tra sergente e sergente maggiore. Niente, il sergente maggiore è più alto in grado, il sergente è più basso in grado, che ha più facoltà di scelta, il sergente maggiore e il sergente. Dai, torna da mezzogiorno, giorno, vediamo un po'. Cos'era questo? Ascoltiamo il nostro amico capitano. Perché? Come hai detto? Lo ripensi? Fatto. Ok. No, Dado, non posso farlo. Dado, non posso, Dado. Non posso. Vabbè, vi lascio fare i vostri affari. Prossimo. Mi dispiace, Dado, non posso.
Perfetto. Oddio, no, non andare sul tetto. Ah, si va sul tetto, giusto, sì. E vabbè, niente abbonamento. Salve. Ultimo tentativo, ho 5 minuti. Scommetto che sarà tipo pieno di auto qua parcheggiate ora, vediamo un po'. Mamma mia. Grazie per il follow. I'm Frank. Benvenuto, benvenuto, grazie mille. Vado avanti auto, tutti i dati qui parcheggiati. Grazie per il follow, Falco. Benvenuto, benvenuto, grazie mille per il follow. Falco, benvenuto. Combina? Cambiata di nuovo la centrale? No, non è cambiata, è semplicemente una secondaria dove facciamo i colloqui. Sono armi automatiche queste. Ma sono armi automatiche o sbaglio questi? Hanno sparato con armi automatiche, ho sentito. Non ho sentito. Vabbè, spari. Niente. Ah, in Frank, domanda per me fare il colloquio mi serve, io porto meno. Domanda, ma per fare il colloquio mi serve il porto d'armi? Posso farlo successivamente? Allora, non serve al momento del colloquio, però devi farlo entro la serata in cui entro la serata, cioè in subito dopo di andarlo a fare. Tutto bene comunque, Falco, tutto bene, tutto bene? Buono, buono. Sì, va avanti. Scusi, mi sa che uno se n'è andato. Uno se n'è andato. Vabbè. È c'è di più di nuovo, tutto. No, è sopra a fare quello qui. Quanto dobbiamo attendere all'incirca? Allora, no. Che a mezzogiorno dovete tenere che stasera a fare qua. E per lui dovete dare il mio biondo. Ho letto, Frank, ho letto. Quindi dovremmo solo chiedere a lui. Anche risposto. No, voglio già facciamo, sta parlando andata. Hanno te le corde. Hanno le corde al tis. Teniamo. Non lo so. Avanti il prossimo, venga. Vada, 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 vada. Vada, vada. Prossimo black. Prossimo sono i ragazzi. Prego, prego. Non rompete le porte. Dove cazzo si esce da qui? Dai, no, chiappo, chiappo calabro. Non gli pare una... un tasso da qui. Non la amica da morto, come si esce? Prego, venga qua, sentate il, in mezzo il tavolo qua. In mezzo ai tavoli. Quelli. Perfetto. Ok. Venga qua, venga qua, venga. Come si chiama? Dove? Lei è? Lei è? Io, Luca Malavera, do un documento? No, non serve... Mi parli un po' della sua vita. Allora, io nella mia vita ho fatto tanti lavori. Diciamo, sono partito da delle piccole cittadine sperdute. Diciamo che poche persone conoscevano. Mi sto per licenziare, se vuoi.
Sì, sussurri. Sto urlando. Sì, dove sussurri? Aspetta. Eh? È l'ufficio mio che hai fatto. Qui lo so, è il mio allora. Ufficio, la prima prima. Vici, questo è il capitano. Io sono il capitano. Di cosa? Perfetto. In questa piccola città all'inizio ho fatto tanti lavori tipo meccanico, barista, poliziotto, medico, ho fatto di tutto. Poi diciamo che mi sono trasferito in un'altra città, siccome è stata diciamo bombardata la mia prima città, sono andato in un'altra. Però bombardata, no? Sì, purtroppo sì. E hanno chiuso le frontiere. Capito, capito. E nel dipartimento vecchio in quanti eravate, poliziotti? Nel? Nel suo vecchio dipartimento, in quanti poliziotti eravate? Pochi. Ecco, qua siamo 200 agenti di polizia. Ah, vabbè, là eravamo tanti. Una decina. Perfetto, noi qui siamo 200 poliziotti. E quindi tanta gente, tanto casino e tanto da sopportare, tanto lavoro. Bene, mi dica un po' due suoi aspetti positivi e due suoi aspetti negativi. Allora, porto rispetto, prima cosa, mi faccio rispettare. Poi un'altra cosa è che so risolvere i problemi so risolvere i problemi velocemente. Due aspetti negativi, diciamo che sono abbastanza testardo se prendo una decisione, oppure se una cosa non mi va bene la dico, cioè, la dico subito, metto subito le cose in chiaro con tutti. Perfetto. E due aspetti negativi erano questi qua, giusto? Sì. Perfetto. E secondo lei mi dica due aggettivi che descrivano l'agente perfetto. Allora, deve essere serio e anche diciamo gentile, che non deve essere troppo duro sempre. Ci sono i casi quando in cui si deve essere duri, i casi in cui bisogna essere anche un po' più flessibili. Perfetto. Collega, gli faccio qualche domanda a lei che io devo un attimo andare ai miei pensieri. Approfitto, è arrivata subito, quindi devo un attimo andare ai miei pensieri, arrivo subito, eh. Ok. Ragazzi, arrivo subitissimo. Salve. Salve. Va benissimo. Io ho sempre fatto i colloqui col capitano. Vabbè. Quanti sono gli stati d'America? 50. Ok, e quante stelle ci sono nella bandiera? 50. Ok. Ha già fatto lei. Ha fatto altre volte polizia? Cioè, sì. Un'altra volta in polizia? Ok. Quindi mi sa dire che cos'è uno stato d'arresto. Il? Uno stato d'arresto, cos'è? Sì, è uno stato in cui si arresta un criminale. Comunque. Ok. Cos'è? Cioè, cosa perde in sostanza il criminale? Mamma mia, non so perché mi sale sul tavolo. Ah, va bene, non ti preoccupi. Facciamo con calma. Non so perché. Forse il nervosismo. Allora, diciamo che perde la sua fedina penale pulita, che automaticamente dopo un arresto si sporca. Poi perde anche credibilità da parte dei cittadini. Ok. Cioè, in sostanza... cos'è che perde in sostanza? Quelli che sono i... Non sto capendo bene la domanda. Vabbè, perde in sostanza i diritti. Ah, no. Ok.
Facciamo delle domande di logica. Ok, rieccomi. Rieccomi. Prego, guarda, okay. Può questo continuare? Ok, vabbè. Allora, lei è l'autista di un autobus. In questo autobus salgono 10 persone e ne scendono 8. Ne salgono 2 e ne scendono 4. Ne salgono altre 10 e ne scendono altre 6. Quanti anni ha l'autista dell'autobus? 18. Perché l'autista sono io. Ok, quindi lei ha 18 anni? Sì. Giovane! Fresco, fresco, maggiorenne. Sì, sì. Mamma mia. Ok, ok. In piene forze per servire la mia. Perfetto. Mi dica 10 volte bianco. Bianco, 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 bianco. Cosa beve la mucca? L'acqua. Ok. Una volta una persona mi ha risposto latte. Oh, sono tutti svegli. Quello di prima mi ha risposto l'acqua. Ah, pure quello di prima mi ha risposto l'acqua. Sì, sì. No, continuo a vedere il cielo. Cazzo. Sai cos'è il Miranda Warning? Sì. Ok, me lo sai citare? Sì. Ok. La dichiara in arresto. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Ogni cosa che dirà sarà usata contro di lei in tribunale. Lei ha diritto ad un avvocato. E se non se ne può permettere uno, ne verrà assegnato uno d'ufficio. Ok. Quindi, visto che lei ha già fatto polizia da un'altra parte, sa pure il ten code? Credo. Non proprio. Ok, va bene. Perché diciamo che non si usava ancora quando ho iniziato. Ah, va bene, capisco. Signor Maggiore, almeno lei... in quella città piccolina non si usava. Guarda pure, guarda pure. Guarda pure lei. Faccio qualche domanda lì, maggiore. Magari a me vengono in testa qualcosina da chiedere. E che domanda le ha fatto? Vabbè, mi dica lei che manovre conosce. Ma chi è Pa che Giova? Ma come chi è Pa che Giova? Manovre di cosa? Che domanda è? Lei che manovre conosce per fermare un soggetto durante un inseguimento? Conosco il PIT. E mi spieghi come funziona, ma l'ho aperto. Funziona con, nel, diciamo, se un criminale è pericoloso, si può, diciamo, come dire, sbattere un pochino sulla macchina del criminale e farlo sbandare. Per così un violo a fermarsi. Maggiore, lei ha già chiesto l'originalità del signore? Mm? Lei ha già controllato il signore, giusto? Ah, no, non è Pa che Giova. Sì, ha controllato. Non è Pa che Giova, okay. Master. No, perché? Magari volevo leggere il bando. Si chiama... Come si chiama, signora? Luca Malaver. Ok. Come mai la spinge... ad entrare in polizia? Perché okay. Voglio... Ma... Vabbè, voglio non ti aiutare preoccupi, questa okay. città a liberarsi da tutti i criminali. Ok, ma c'è una motivazione... Cioè, è solo questa o c'è una motivazione più in particolare? Diventare un difensore della patria. Ok. Collega, non urli, per favore. Grazie, Maya. Allora. No, basta. Sembrava, vero? Però non lo è, no. Raccontami un po' di te, cioè, nel senso. Maya, non cos'è? Urlare. Sussurra. Ma non sto urlando. Beh. Gliel'ho raccontato a lui prima. Se lo vuoi spiegare, lo spieghi.
Sì, vorrei capire anch'io. No, sono, diciamo, ho cominciato, cioè sono nato in una piccola cittadina chiamata Miami, che poi è stata bombardata, e lì facevo, ho fatto tanti lavori, tra cui meccanico, polizia, barista, e altri lavori. Poi mi sono trasferito in un'altra città, sono stato un po', diciamo, 2 settimane. E, diciamo che di lavoro ho fatto solo il barista. Poi adesso mi ritrovo qua, mi è piaciuta come città e ho deciso di entrare definitivamente, di trasferirmi con tutta, cioè, di trasferirmi. Capisco. E quindi ha detto che ha 18 anni? Sì. Ok. Appena compiuti. Ha detto anche che è entrato in un corpo di polizia prima di questo, in un'altra città piccolina? Sì. Okay. Che età è entrato? Vorrei capire, scusi. Diciamo che sono entrato qualche giorno fa, diciamo. Settimana. Ok, quindi diciamo, cioè, appena compiuti 18 anni entrato in un corpo di polizia. Sì, prima di 18 anni ho fatto quegli altri lavoretti. Ok, quindi compiuti 18 anni entrato in questo corpo di polizia, adesso, cioè, si è trasferito. Sì. Capisco. A posto, solo che ho terminato, signore. Può andare. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Sa come scendere? Si ricorda la strada? Sì, sì. Perfetto, arrivederci. Ok, scrivo l'esito. Porca troia. No, io te l'ho detto. Cioè, secondo me non ha senso. Vabbè, comunque. 18 anni, prima fai lavoretti e poi entri in un corpo di polizia. Devi avere nemmeno un pochino di più. Allora, vediamo, compiliamo qua il modulo. Ma è un po' strano. Comunque, come stai? Tutto bene, tu? Tutto bene. Come te si chiama questo? Luca, ma l'ave... una pregione. Non lo so. Aveva reso il disco. Ma c'è già. Ma c'è già. Oggi ho sonno, cioè proprio ho tanto sonno. Perfetto, dormi dov'è? No, scusa. Andiamo a vedere il prossimo, che ce ne sono un sacco di sotto. Hai visto quanti sono? Ho visto quanti sono. Lo posso scegliere io il prossimo, quello che mi fa più simpatia. Sì, sì. Ok. Come va? Quindi tutto bene? Mm-hmm. Bene. Comarol, sì, tutto a posto. Facciamo il bagno nei cessi noi? Lì. Dani, da bere, da mangiare, grazie. Se no ci rimango. Ma se vai in... Vabbè, te lo do io. Cioè che non ce l'ho da bere niente. Io. Comunque se vai tipo nella parte... Oh, fra! Mi stai chiamando Coleman. Coleman, vieni qua. C'è questo ragazzo che ha detto che un ragazzo biondo, un poliziotto, gli ha preso una pistola. Io non so. Sì, sì, è Bradley sopra, piano di sopra, nell'ufficio. La vado a ricomprare. Lo cerchi sopra, gente. Vado subito. È di qua il piano di sopra. Vedi che se vai di là dove c'è tipo la stanzina, c'è qua sulle scale. Oh, no, lì nel bagno. Mi sto confondendo. Qui a destra. Qui a destra sale e c'è il piano di sopra. Volevo in un ufficio. Mi il culo. Eh? Allora,
piace? Cosa? Il mio sedere le piace? Dipende, vabbè, comunque non mi esprimo. Arrivederci, arrivederci. Ciao Grave. Dove eri finito? Dove sei finito Grave? Che è sparito? No, vabbè, scegli prossimo, Maya. Lui ha scelto dalla compra. Fatemi vedere. Carabinieri Scampia, come posso essere utile? No, sono solo questi? Eh sì, sono già fatti gli altri, mia. Erano una caterba, ne erano. Quanti ne avete fatti? Tantissimi. Tipo 30 ne hanno fatti. Fermi. 1, 2, 3. Ok, ne sono arrivati. Cosa fai? Anche tu i colloqui di gruppo come mezzogiorno? Perché mezzo fai i colloqui di gruppo? Bisogna andare a fermi. Lei è cosa fa? Lei? Cerca la pistola. Vada fuori a aspettare Bradley, uno biondo. Vada fuori a aspettarlo, arriverà. La hall, signore. Arriverà magari fra qualche decennio, ma arriva. Bradley! Signore! Venga, che ne facciamo il bando. Ok, quello biondo. Cioè, facciamo il bando. Vada a aspettarli fuori. Vada a aspettarli fuori e poi. Oh, l'hanno già perquisita. Dai, io non ho capito. Io? L'hanno già perquisita. Guarda, che io sono con lei ora, Fare colloqui. Allora vieni con me. No, vieni con me. Ho detto vieni con me. Uguale. Vabbè, vengo con voi. Io volevo prendere il signore con la cravatta rossa. Perfetto. Ha già scelto lei la persona. Andiamo, su. Andiamo, l'ho già scelta io. Allora, tra 2-3, del radio. È stato rilasciato. Ha già scelto la persona da fare colloquio, vieni. Beh ragazzi, andate a fare sti cazzo di colloquio. Vabbè, noi andiamo su io, lei. Allora ragazzi, 1, 2, 3, 4. Vabbè, no, mi sa che ho la cravatta rossa, signore. Sì, no, sì. Tenda dentro lei, se di nero. Tanto qua. Vai, vieni qua, Grave, vieni a giocare. A Brad, c'è uno che aspetta fuori nella hall che gli strisce la sua roba. Sì. Abbassi la voce se può, capitano. Negativo. Questo chi l'ha chiamato? Io questo. Ma si sente davvero tanto? Sì. Porca troia. Ma che è? Pari di carta pesta? Già. Guarda fuori. Fuori da però? Comunque se vai avanti ti seguo. Ok. Allora Brando, controllami dei momenti. Prego. Si mette in mezzo qua ai tavoli. Ok, i documenti di qualcuno. Sono riusciti. Dai, vieni, Grave. Vabbè. Prego, collega, inizi pure lei. Faccia pure lei. Ho tanta voglia di fare. Ok, io ho la 1050 di AI, Flavex. Come mai perché chiedi di venire in polizia? Ecco, è stata una scelta un po'. Allora, innanzitutto ho già intrapreso. Ok. Vengo da una città in cui ho comunque già intrapreso una carriera da poliziotto. Sì, ma molto fluido, per essere comunque una scheda videomediocre. Ho preso, diciamo, stata trasmessa da mio nonno, diciamo, che era un poliziotto precedentemente, però adesso non c'è più, non è più con noi. E ecco, mi sono trasferito da poco qua in città, da circa un mesetto e mezzo, due, e ho fatto il medico. E adesso termino la mia carriera da medico e volevo, diciamo, continuare la mia passione per la mia carriera da poliziotto, diciamo. Ragazzi, comunque, per chi volesse, capisco. Punto esclamativo, comandi, prendere i comandi, ragazzi. Una cosa dettata dal punto esclamativo senso Discord di famiglia, per entrare nel mio Discord eccetera. E punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube, ragazzi. Allora, ho detto più che altro è dettata dal discorso famiglia. Sì, sì. Capisco. Grazie Grave per rispondere. Mi scusi. 25. Ok, quindi ha fatto il poliziotto in un'altra città. Sì. Da quanto ho capito. Sì, sì. Quanto è stato? Più o meno? Quanto tempo sono stato poliziotto? Sì. Allora, innanzitutto ho ricoperto anche un ruolo molto alto perché c'era carenza di personale e quindi ho dovuto ricoprire un ruolo abbastanza alto e impegnativo, diciamo. Okay. Quale? Se posso chiedere. Sì, ho dovuto fare, diciamo, il comandante, ecco, perché non c'era personale in quella centrale di polizia, sono andati tutti via
Era una città piccolina? Ma neanche troppo piccola, ma erano tutti criminali, ecco. Devo proprio dirla così. Ah, ok, ok. Va bene. E quanti erano le soldi eravate nel vecchio dipartimento? Grazie, Flavex. Ecco, quando sono arrivato, quando sono rimasto soltanto io, ho recuperato quel ruolo, ne sono arrivato un po', eravamo una ventina, tipo. Ventina, bene, bene, qui siamo in... siamo in 200 agenti di polizia. Sì, lo so. Comunque, grazie per il follow a... Pika, che è qua con me a fare i colloqui, grazie per essere qui con me a fare i colloqui, grazie per il follow. E grazie mille, allora è quello vero che ho dato un follow di 7 minuti fa, non me ne sono accorto, fuori veramente era FK un attimo. Ok, qui siamo tanti, quindi tanto, tanta gente, tanto lavoro, eh. Sì. Mi dica un po', quali sono i suoi obiettivi del dipartimento di polizia? Ciao carissima. Ecco. Vorrei, diciamo, difendere i cittadini da... tutte le azioni criminali e dei criminali che ci sono in città. E ecco, vorrei solo guardare la loro vita, ecco. Perfetto. Tutto questo. E, mi descriva l'agente perfetto con due aggettivi. Sicuro, sicuro, deciso. E pronto al momento giusto. Determinato, determinato, ecco. Quindi se io le dovessi fare qualche domanda sul protocollo, lei mi dovrebbe saper rispondere. Non ho capito. Spero. Se io le dovessi fare qualche domanda sul protocollo che adottiamo, comunque che adottano i vari dipartimenti, lei mi dovrebbe saper rispondere. Spero. Speriamo di sì, perché guarda, okay. Abbiamo mantenuto in quella centrale un po' un regolamento un po' strano, diciamo. Non l'ho potuto modificare, ha dovuto mantenere quello. Quindi lei sta il ten code? Il ten code, i codici radio. Sì, sì, lo so. Ok. Tipo 11-10 che cos'è? Stava sparando. 11-10. Vabbè. Sì, 11-10. Da quello che mi ricordo erano 99 codici. Hanno sparato Bradley? Dove? Sì, quelli di fianco. Però... vabbè, è normale. Allora in che senso? È così tutti i giorni. Il suo codice. Ormai. Il codice radio che cos'era il suo allora? Se erano 99? Perché comunque... oh, tipo 10-4, 10-80, 10-55, questo. Ok, e il 10-10 non ce l'ha? Non ce l'aveva? 10-10... no. Ok. Quindi allora mi dica cos'è un 10-80? 1080 nel segmento che si sta. Sono finite le persone sotto, buona lei. Ok. Vabbè, no, stai qua con noi. Solitamente va anche detta la posizione. Perfetto. E bisogna descrivere comunque il veicolo in sì, radio. Sì, sì, va bene. E quindi saprebbe anche dirmi cos'è uno stato d'arresto? Allora, quando viene messa in stato d'arresto una persona, innanzitutto bisogna leggere tutti i diritti. Ok, quindi che cos'è bisogna leggere di specifico? Come si chiama? C'è un nome specifico? Il Miranda Warning. Ok, me lo sapresti citare? Sì. La dichiarazione è stata d'arresto, lei ha diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa che dirà sarà usata contro lei in tribunale, ha diritto a un avvocato, se non se lo può permettere, ha diritto a un avvocato, verrà assegnato un avvocato d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti, sì o no? Ok. Comunque lo stato d'arresto per definizione è la perdita di qualche cosa. Mi sa dire cosa? Sento tante voci, non ho capito quale quella. Lo stato d'arresto in specifico è la perdita di una particolare cosa. Me la sa dire? Non urlate in centrale. Non riesco a dire. Ma guarda lei? La perdita dei diritti, faccio qualche domandina di logica. Sì, ok, allora. Ma potrebbero, i signori qua potrebbero abbassare la voce, non capisco nulla, sincero. No, non si preoccupi. Beh, adesso in teoria stanno andando abbastanza la voce. Ok, grazie. Ok. Allora... avanti, ma porco, abbassate la voce pure voi, grazie.
Ah, anche tutto giro a nome. Ok. È tutto bene alla fine, tutto bene. Io lo ammazzo. Allora, quindi ti stavo dicendo, facciamo qualche domandina di logica. Assolutamente no. Va bene. Fate un po' compagnia. Ok. Allora, tu sei l'autista di un autobus. Ok. E in questo autobus ci sono 20 persone. Sì. Ne scendono 4 e ne salgono 10. Ne scendono... Vabbè, questi due non tanto. 12 e ne salgono 8. Ne scendono 6 e ne salgono 5. Quanti anni ha l'autista dell'autobus? 25, perché sono io l'autista. Spera? Ok. Dimmi 10 volte latte. 10 volte... vabbè. Vabbè, ma queste qua ho già sentite tutte, non ce ne sono altre. Qua del pino, falli. Una fortuna. Sì, del pino, del pino. Del latte, del pino. Ti prego. Sì, esatto. Signore. Ci sta scritto, comunque lì. Signore, come si chiama lei, signore? Io? Andrea Costa. Ok, se deve fare un colloquio in polizia deve essere più sveglio e rispondere con molta più vivacità, perché sembra che ti hanno fucilato. Punto primo. Punto secondo. Quando è che possiamo sparare per primi? Quando la vita di un cittadino viene messa in pericolo. Di un cittadino, o di un agente, o di un collega, di chiunque. Ragazzi, mi sentite? Ah. E quando possiamo fare una manovra pitta? Una manovra pinta? Vabbè. Dopo tre altri. Deve essere da solo l'Adam o devono essere altre Adam autorizzate, eccetera? Dimmi un po'. Non ho capito, poi ripeto. Da chi viene autorizzata la manovra pinta? Grazie per il follow, Ale Simba, benvenuto nel canale. Da una gente di Gordo. La piazza centrale è solo per i colloqui, la principale è 403, giusto? Allora, la centrale principale resta ed è la 403, dove c'è la centrale operativa, dove coordinano, dove sta tutto, ok? Dove reputa, facciamo riferimento agente dove c'è la procura, che è la polizia, sono le celle principali, la principale, gli uffici dell'investigativa, okay. E tutto. Poi c'è il coordinatore, poi ci sta la centrale a 143, che la usiamo per i colloqui o d'appoggio per fare arresti in città. Poi c'è la centrale 217 per la prima parola d'appoggio per fare gli arresti qua, che sono tra celle. E poi c'è lo sceriffato di Sandy, lo sceriffo di Paletto, per fare gli arresti a nord. Pagliaccio, ma cosa fai in live? Ma cosa vuoi? Capitani, lasciamo un attimo. Stiamo un po', stiamo. Comunque, grazie per il follow, Tommy. Signore, ma cosa mi combina? Ci sta, signore? Sì, ma i capitani vengono dopo i... dopo la procura, giusto? I procuratori sanno soprattutto. No, non ti do quindi non è che... il beep. Poi è confuso. Allora, ciao, Sara. Ho letto cose false. Credo di sì. Non so cosa ha letto, perché... Dimmi un po', se una persona... Io sono VIP, devi darmelo, no? Non te li do. Tutti questi anni, cosa? Che ci conosciamo da agosto dell'anno scorso e basta. Conosco, cioè, Confundus la conosco da più tempo di te. Sì. Ed è moderatrice, infatti. Caccio il pulsante della gente in pericolo, in teoria. Giusto? Qual è il pulsante della gente in pericolo, mi dica? In teoria ci viene data in dotazione quando entriamo nel corpo della polizia. L'F10, signore, l'F10. Non abbia paura a dirlo perché si chiama così, tranquillo. Cos'è un ordine illegittimo? Arresto uno che entra nell'ufficio con la macchina, tanto non puoi al secondo piano, non puoi arrivarci. Ho detto sei VIP del mio canale, ma quale VIP del tuo canale? Ma perché? Ottimo. Bene, procedete pure. Per me non passa questo signore. Maglia? Sì. Continui lei, sergente. Continui lei, sergente. Sì, sì. Continuo io? Sì. Continua lei. Maggiore. L'Antartide, dove si trova, signore? L'Antartide. Nel mondo. E io non riesco mai a volersi. Attento di questa cosa che poi magari ti scambiano per bere cose vere. Dove si trova l'Antartide? Pensano per dirci la verità. Nel mondo che si trova. Qual è l'arma forte del dipartimento? Qual è la più forte del dipartimento? Screen la snitcher, è snitcher. Dipartimento. Okay. Sì. Colombo, ricordami il suo nome. La legge. Okay, Colombo. I pesci bevono. Colombo? No.
stanno in acqua. Qual è la differenza tra forza letale e una forza non letale? La legge. Tra una forza letale e giusto, letale. Giusto, Flavex. Sì. Letale che è pericolosa. No. Affermativo, sì, è una cosa. Non dice la parola stessa. Mi sembrava lei. Non vorrei dire. Allora, ragazzi. Che è letale. Cioè, non ci sarebbe un aggettivo per descrivere questo. Adesso cercheremo di fare un colloquio collettivo, conoscitivo, di scusi. Va bene. Se gente, per lei è tutto? Allora. Per me è tutto. Perfetto, è tutto anche per lei, collega? Sì, forse un paio di domande. Quanti sono gli stati d'America? La risposta. Così, tanto per... Bene. Sergente, rimanga qua, sergente, dove scappa? 50. Ok, quante stelle ci sono nella bandiera? 50, indicano tutti gli stati che ci sono dentro, che sono in America. Va bene, può andare. La strada per scendere la conosce? Non ho capito. La strada per scendere la conosce? La stella? La strada per scendere la conosce? Sì, sì, la conosco. Perfetto, arrivederci, buona giornata. Anche a voi, arrivederci. Saprete l'esito nella sezione bandi. Ok. Sergente, venga qui vicino a me. Secondo te è passato o no? Ah, per lui no. Sì, sì, sì. Sì, perfetto. Scritto l'esito, Brandley? Sì, sì, per me è passato. Scrive... Scritto l'esito, Maya. Ok, dove devo andare a scriverlo? Metti nella sezione sergenti, tanto ormai usiamo solo quella. Non abbiamo... Come si chiamava? I'm Dark, ciao! Ciao Dark, buongiorno. Perfetto, ce ne sono altri sotto? Andiamo a vedere. Credo di no. Ah, poi ci vuole fare il colloquio. Va bene. Dai, donna, fai compagnia al signor. Morò, non urlare! Molto bene. Fate questo colloquio di nuovo. Oh, perché si dà? Sto sempre fanno. Qui comunque sono i proprietari. Però non urlare! Stai urlando troppo. Sussurra. L'unico modo, ne ho 5, se no non si sente. Ok, li sto facendo il bandi a loro, perfetto. Poi scrivi tu gli esiti, no? Sì. Perfetto. Perfetto, finito. Allora. Nel caso di là dovessi fermare. Questo qua chi è? Lei è? Sì, sì, anche lei è per i colloqui? Sì, signore. Perfetto, vada insieme alla gente, vada la gente. Vada. No, ha detto che deve stare fuori. Aspettate fuori, devi aspettare? Sì, ha detto che devi aspettare. Adesso glielo segniamo qualcuno. Io pure prima ho fatto il colloquio, comunque speriamo bene. Vediamo Flavex. Ehi, Bradley, ci sta ancora qualcuno a fare il colloquio? Guarda che ti piace tanto, vero che sei in vena di fargli anche ora, dato che li stai facendo. Vieni a farli, dai. Vieni a farne un altro. Poi sta parlando con Matteo. Beh, vabbè, venire a fare i passaporti con me. Sì, sì. Li faccio qui però, con gli occhi viola, mi sa. Ok. Perfetto. Va bene. Perfetto, fai Luca, facciamo il colloquio e poi andiamo, Bradley. Uè, no, ma asso Bradley. Allora, andiamo avanti. Facciamo il colloquio a questo. Qualcuno di voi ha avuto... Facciamo il colloquio a questo, poi dopo andiamo di là. Ok. Dia quell'altro che arrivi subito, dai. Che arrivo anch'io dopo, anzi no, dopo non posso parlare con lui, perché sennò... Ok. Ecco, signore, venga su che facciamo il colloquio. Maya, vieni anche tu, Maya. È l'ultimo, forse. Sì. Abbiamo preso quel. Non lo trovo, non ho trovato più. Geografia, dai. Vabbè. Ora faccio qualche cosa. Ora vediamo. Cerchiamo di capire chi è. Madonna. No, ho sbagliato. No. Qua. Di qua. Però non l'ho visto, cioè, nel senso, come sono uscita fuori era sparito. Come cazzo si chiamava quello? Oh. Vabbè, ora vedo nel bando. E te lo ricordi chi era? Mi ricordo la storia. Prima. No, infatti non stavo cercando. Mamma mia. Prego, aspetta qua giù, tra i tavoli, signore. Ok. Faccio una mezzo cerchina. Tavoli qua. Intanto voglio... Prego, sergente, inizi lei a fare il colloquio. Poi continuo io. La sa lei davanti a me? Quanti?
Sabbe. Salve. Siamo oltre. Documento. Bene. Ecco lei. La California si chiama la colpa. Come si chiama collega? Mi chiamo Malik Fick. Mi faccia lo spelling. Malik con la K, Fick 2K. Ok, che nome particolare. No. Ma che schifo. Malik Fick. Ma che... Assolutamente. Aspettate, ragazzi. Perfetto, prego, iniziamo. Bene. Perché vuoi entrare in polizia? Perché voglio mantenere un rigore in questa città, dato che bisogna sempre dare aiuto. Ciao capi, buon pomeriggio. Chiamo il capitano, devo scendere. Vai. E perché ho visto molta criminalità ultimamente in questa città, che non spesso viene seduta dalla polizia, perché ovviamente serve a molto più personale per fare ciò. E quindi sono qui per questo, per dare un aiuto. Ok, quindi li mettiamo a fare lo spazio nella centrale, va bene? Ci dai un aiuto. Scusa. Ti mettiamo a fare lo spazio nella centrale, almeno dai un aiuto, no? Ma come vuole, se lei dopo riuscirà a ottimo, è quello che è finito, signore. Spazzino? Riuscirà a confermarmi che prenderà i criminali là fuori, per me va anche bene. Ok, quindi il ruolo spazzino va bene. Le va bene? Lei deve ambire più alto, signore, che esatto, dice va bene, però cosa dice va bene? Basso per arrivare agli apici. Eh sì, ma non lo spazzino, perché allora non fai il colloquio e l'assumiamo così. Dimmi un po', 3 punti di forza tua e 3 punti di debolezza. Allora, forza, imparo in fretta. Poi sono grazie, molto paziente, capi. Infatti sono rimasto qui anche dopo che ci sono stati un sacco di candidati prima di me e non sono mai sorpassato nessuno. E conosco più o meno bene la legge. Punti di debolezza sono... molto giovane. Non saprei altri punti di debolezza, signore. Magari sono dislessico, quindi ci metto un attimo di più a leggere. E... ah. Vabbè, abbiamo un collega anche dislessico, un collega. Un po'. E non saprei altro, signore. Sento molto il caldo. Sì, può essere. È proprio una c'è l'aria condizionata qua. Esatto. Capi. Farevi contare, grazie. Tu da kill. Grazie mille, capi. Sinceramente, in questo momento sono colpito, dato che non ho avuto la possibilità di studiarle. Va bene, quella è l'arma più forte del dipartimento. Non ho capito, signora. L'arma più forte del dipartimento. Gli agenti, ovviamente. Mi piace come risposta. E secondo lei? Sì. Che tipi di manovre ci stanno? Esistono per fermare un'auto durante l'inseguimento? Manovra box, signore. Manovra pit. E poi non saprei altro. Ok. E durante un 10-10, che sarebbe un suo conflitto a fuoco, come si comporta? In vesti di agente, ovviamente, vero, signore? Può un attimo magari spiegarmi meglio la situazione, perché se... In vesti di agente, certo. Sì, ovviamente. Allora, io intanto creo un attimo la situazione, dato che comunque bisogna contestualizzare. Grazie, quindi. Apprezzo, capi. Sono in volante con un mio collega. Veniamo aggrediti in un conflitto a fuoco da magari più uno o più individui armati di pistole, diciamo. Per prima cosa scendo dal veicolo ed estraggo l'arma da fuoco. Chiamo subito supporto tramite la mia radio alla centrale. Le chiedo una pattuglia di supporto, se non più. E comunico il conflitto a fuoco tramite i codici. E se vengo aggredito, rispondo al fuoco, signore. Ok. Se il soggetto viene atterrato, metto subito in sicurezza la zona. Faccio il perimetro con il mio collega, se possibile. E aspetto le volanti di supporto. Chiamo un'ambulanza se ci sono feriti. E poi procedo all'arresto del sospetto. Immobilizzazione e poi l'arresto del sospetto. Che ovviamente porterà al Miranda Warning, che dovrò leggergli se esso verrà magari rianimato dall'ambulanza o comunque curato, se non è ecceduto nel momento del conflitto a fuoco.
Caro gente, un'altra domanda lei? C'è gente? Sergente? Sergente? È rimasto sbalordito. Sergente? Dal mio colloquio. Sergente, mi sente? Sergente? E vabbè. Comunque, lei è l'autista di un autobus, ok? Sì. Lei è l'autista di un autobus. Deve fare, deve percorrere una linea. Quindi la prima fermata raccoglie 5 passeggeri. Alla seconda fermata ne scendono 2, ne salgono 3. Alla terza fermata ne scendono 2, ne salgono 4. Alla quinta fermata ne scendono 6, ne salgono 8. Quanti anni ha l'autista? L'autista? Sì. Di cosa? Passeggeri? Dell'autobus, quanti anni ha l'autista dell'autobus? Non saprei. Se lei è l'autista, come fa a non sapere la sua età? Signore, avrò l'Alzheimer, che le devo dire? Però, lei è l'autista, come fa a non conoscere la sua età? Le ho pure detto che lei era l'autista. L'Alzheimer, signore. Sono Va problemi. bene. Che dice volte bianco? Bianco, bianco, bianco. Ah, 10 volte bianco, Sì, scusi. no, bianco, 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 okay. Bianco, 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 bianco. Cosa beve la mucca? No, Di che colore è la mucca? di cosa beve la mucca? No, Latte? la mucca beve l'acqua, signora. Ok. E... Sappi. Lei sta partecipando a una gara motociclistica. Sì, signora. Arriva all'ultimo rettilineo e vede, diciamo, il traguardo in lontananza. Supera il secondo. In che posizione arriva? Primo. Supera il secondo, arriva il secondo, signore, non Ah, arriva prima. giusto, giusto. Ma se era il secondo, signore. No, lei supera il secondo. Che Ah, ma posizione arriva? giusto. Secondo. Giusto, giusto. Che codice radio conosce lei? Vabbè, 10:52. non li conosce, aveva detto prima, scusi. Esatto. Che differenza c'è tra arma letale e arma non letale? Un attimo, signore. Eccomi, scusi, avevo un attimo problema qua. Comunque l'arma letale porta al decesso, possibilmente. Invece l'arma non letale, come il taser, potrebbe solo immobilizzare il soggetto, giusto? Ok, collega lei altre domande da fare? No, ha fatto le domande sullo sparo, eccetera. Perfetto, può andare allora. Arrivederci, signore. Buona Grazie giornata. mille, buona giornata. Arrivederci. Com'è andato? Che ho fatto. Allora, ha risposto. Ti ricordi che a te ti ha risposto un po' strano prima? Ha risposto un po' maleducato, un Sì, vabbè. po'. Cosa vuoi fare? Tu Ovviamente. vuoi accettarlo o no? Ovviamente no. Perfetto, rifiutato quindi. Crazy il Colloqui pazzo, grazie mille per il con follow, Milani, benvenuto. Sergio. Ma che cazzo ho sentito? Eh? Ho sentito. Ah. Ho sentito. Volevo sentire un orgasmo. Eh? Sì. Vabbè, comunque. Massuda, arrivederci. Sì. Mi senti, Massuda? Lo sento, lo sento. Qua non c'è più nessuno a fare il colloquio? Lei mi No? Allora, Qua giù? Massuda. C'è Mille cattivere. nessuno? Manco di qua. Ho risposto già. Ti ho risposto, credi il Mille pazzo. cattivere. Di qua, allora andiamo. Quanti. Guarneri è già andato, quindi, già fatto. Anche Walla si è scomparso. Ah! Che Oddio, male! mamma mia. Aia! Oddio, è fatto. Mi hai spinto. Guarneri, finito tutti tu? Come Guerrieri, sono cosa andati i scriviamo un tuoi? attimo?
Perché mi sta bestemmiando? Guarneri, mi dissocio. Guarneri. Come sono andati cosa... No, ragazzi, io veramente. Io? No, i miei bene, tutti e tre. Vabbè, un paio di tubanti, però dai, cioè, ci passiamo sopra. Nel senso, cose che in un giorno. Gliel'hai messo, richiamo? Sì, però capisci che cioè, questa roba non è da richiamo, è da sospensione, cazzo. Cioè, tu non puoi dirmi davanti a quattro persone che stanno per entrare. No, non me la tolgo la maschera. Mettimi pure il richiamo davanti a quattro persone. Mettimi due, cazzo. Mettimi due. Se hai problemi, da... siamo noi due che ti abbiamo detto di metterne due. Vai. Perfetto. Per grave subordinazione, scrivi. Mamma mia, ma qua siamo proprio cattivi. Ho avuto anche il via libera per sospendere per 6 ore. Moore e Novak per i cartellini. Sì, okay. Ma perché avevano già comunque pieno di i cartellini, non controllate ogni cazzo di ora, eh. Alla sera, io ogni sera, alla notte, se uno non li stimbra perché andava a dormire ed è stanco si dimentica poco, ok, ma durante il giorno no, quindi magari controllate durante il giorno. Se durante il giorno non li stimbrano, rimettete l'avviso. Se durante la notte non li stimbrano, allora... cioè, allora... Neanche l'avviso, quindi, la notte? No, raga, che la gente è stanca, può dimenticarsi. Va bene, allora... Allora in poi solo di giorno. Avverti Wallace. Sì, sì, credo di sì, dobbiamo avvertirlo. Perché Wallace forse non c'è più un freno su queste cose. Mia, Pellegrino. Comunque non ci sono da fare quelli i passaporti, quindi non devo andare. Ma non ho fatto un cazzo, quindi se la gente li faccio io. Tutti rimandati, no, dipende. No, perché qui ma c'è anche l'accademia, no, questa volta non c'è stata l'accademia. No, sono stati fatti volare con un viaggio di sola andata, quindi devono aspettare altre persone. Dottore Pepper. Perfetto. Devi comunicare allora a Moore perché è in servizio. Sì, 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 adesso infatti sto già mandando le mail. No, no, chiamale il radio. Ok, a posto. No, togli i messaggi, lui che dice, lui che è in servizio. Se sono in servizio, togli il messaggio di Moore, se è in servizio, glielo comunichi a voce. E per Nova qua ce lo tieni. Come glielo comunico in radio 5? No. Cioè, gli richiedo un numero? Cosa c'è mica voglio dire? Moore è convocato a centrale a 143. Ah, apposta. Ryan Moore, check. Mi riceve interrogativo? Ryan Moore. Ryan Moore non è in servizio. Non è in servizio. Non lo vedo. Dica. C'è per caso il vice capitano? Ma lei chi è? Sono Price. Price, io non ho indetto quella cauzione. Perché mi hai taggato? Mi ha detto Dustin di mezzogiorno, come mai hai dato l'autorizzazione di... Avanti. Come mai hai dato l'autorizzazione a una recluta di mettere il mio nome come se avessi emanato una cauzione nel mio processo? Il suo nome è una regola, l'ha messo? Sì, ha messo come persona che ha emanato la cauzione mia, io. Non ne ho idea, Smith. Liam Price si chiama la recluta. Controllo subito. È della cosa di prima, Dustin. Vabbè, chiamatevi in frequenza 1 immediatamente, entrambi. Devo chiedere. Check. Io. Quindi sta cosa, Bradley, va che mo mi diverto. Cosa? Senti qua.
Chiedo di capire perché i mandati a processo dicono che le recluti non li possono fare, devono fare Austin? Gli agenti, però. Sì, avanti. No, li possono perché fare. Perché Ratolo hai, hai detto Liam Price, la cosa Liam Price di mettermi come persona che ha emanato la cauzione? A Liam Price ho detto semplicemente che non c'è nessun procuratore di chiedere a lei. Però degli ho detto di mettersi posso... Liam Price. Io gli ho detto, senti, io ti ho detto di non metterlo, ho detto di chiedere. Se non ci sono i procuratori non ti rispondono, ti avevo detto di chiedere alla Smith. Non ti ho detto di metterlo. Va cioè bene, adesso voi avete emanato una cauzione senza chiedere ai procuratori? Io non ho mandato nessuno senza aver chiesto un procuratore. Ho detto, se non ti rispondono i procuratori e non sono qui in città, di chiedere a lei, Smith. Non ho detto di mettere per nome e cognome. No, lui, ah, lui è venuta l'idea direttamente di mettere il mio nome come se avessi già emanato la cauzione io. Non ho mai dato quest'ordine, Smith. Ho detto solamente di contattarla. Se al momento non rispondono nessun procuratore e non risponde nessuno. Lui non ha mai chiesto nulla alla recluta. Oh, Smith. Ok, ciao. Io infatti ho detto di contattarla. Eh? Va bene, va bene. Sì, vieni con mezzogiorno, vieni con me mezzogiorno. No, no, ma vai tranquillo. Sì, cioè, sì. Ah, ok, vabbè, arriva. So perché, ho chiesto certo. Di contattare, non di allora mettere la cauzione la decidere o il procuratore. Cosa? Rimettiti qui quasi, dedo. Questi. Certo, se un sergente gli dice togliti la maschera e lui dice non me le tolgo, ma mi richiamo. Io infatti ho detto semplicemente che la gente per la gente, io prima che li rimettessi, perché poi li ho levati per un lungo periodo, li utilizzava neri e nessuno gli ha detto niente. Solo perché sono rosso. Vabbè, detto questo, senti, non me ne frega un cazzo, Smith, sincero. Ma il fatto non è questo, che tu non puoi rispondere. No, Smith, tu non Smith, rispondi Smith, e mettimi di chiamo. Se me l'avessi detto tu, se me l'avessi detto Morollo, me l'ha detto perché siete voi. Io da quello ordini non ne piglio, forse non avete capito. Senti, se tu non puoi partire con questo presupposto. No, e come mai non no, prenderesti ordine quello? Perché non sa fare niente. Non va sa bene, fare non sa fare nulla. Niente, va bene. Vabbè, dai tu una... va. Vai. Smith, io non lo so. Vai e corri anche. La prossima cosa non lo faccio prima dal processo. Ecco, chiesto, no, e tu devi imparare. Ma lui non può, tu non puoi senza chiedere ai procuratori. Devi chiedere allora, prima a tutti e quattro ai procuratori. Chiesto, se non ti rispondono entro 5 minuti sulle mail, chiedi all'ufficiale in grado più alto in servizio. Ok, io ho chiesto. Allora, l'altra volta per una rimandata al processo mi è stato detto. Oggi abbiamo già chiesto per tutte le cauzioni. Scrivi pure Jeff. Ok, infatti ho scritto Jeff. Ok, mi è stato detto dal collega. Poi ieri c'è stato il problema di database, quindi non potevo controllare la fedina penale del soggetto ed è passata oggi. Oggi ho controllato, il soggetto doveva ricevere un reato di classe A, il quinto, per rimandato a processo. Quindi giustamente cosa ho detto? C'era già Dustin che stava coordinando ed era il più alto in quel momento. Ho detto vabbè, chiedo a lui. Lui mi ha detto scrivi a Smith, tu mi hai detto aspetta per cosa, per la cauzione. Io gli ho detto ma quindi lo segno comunque con Smith o no? E lui mi ha detto sì, segnalo comunque. Quindi io quello ho fatto, cioè non è che mi metto a scrivere robe a cazzo di cane, tutto il bene dell'anima, però non c'ho voglia nemmeno io. Vabbè, farlo. La prossima volta non farlo più. Mi chiama appena tutti e quattro i procuratori via mail, se non ti rispondono da 5 minuti, chiede all'ufficiale vingarlo più alto. Ok, perfetto. Guarneri? Perché hai tolto i richiami e Murra hai tolto? Io. No, Guarneri. Chi ha tolto i tag dei richiami e Murra? Allora... C'è Marol? Non c'è niente. No, io le vedo, Ma qua c'è un Amore, io vero che non ha le tag dei richiami. Come sta? Io sì, ho una cosa per te. Aspetta. Dammi. Non so, ma cosa vedi? Il numero tipo? No, Amore, io vedo che non ha la tag dei richiami. Ah, quello di non dovrebbe essere ripulita, scusami. Dato che c'è la sospensione. No, la sospensione non pulisce i richiami. No, quello era coso. Era lei che faceva così. Lei che cioè, allora glieli rimetti tu. Minchia, brutto fresco così, ragazzi. Però, È pesante così, eh? Ma devi aspettare che scadano i richiami. Un mese durano. Come i bollini. Esatto. Se prende sospensione, si resettano. No, sentite, no, quello non vale. Diciamo così, no. Mi è passato vicino Daytona, dato che ha visto. Ma quindi che fa? Ma a me mi ha detto, io no, quello lì non prendo ordini. Mi ha detto. Sì, no, mi è passato vicino, ma finché lo dice te è un conto, a me non mi interessa, ok? Ma dal momento in cui viene qua vicino a me, ciao fallito, e se ne va, a me mi girano i coglioni. Vabbè, parlane con Morol e prenderemo provvedimenti disciplinari. No, il mio napoletano preferito. Ok, vai Price, andate pure. Andiamo. Oh, Bianchi! Ah, sì, andiamo. Cioè, sai cosa mi ha detto me? Ma... Mi ha detto... Sì.
Io fa un conto, se me lo dici tu, ma dice Morò di togliere la maschera e tutto da voi, prendo ordini perché voi Ah, sono siete dei veri sergenti, veri ufficiali. Ma io da quello vabbè, lì non prendo meno ordini, ha detto. male. E io faccio, perché non volessi prendere ordini a quello lì? Perché non sa fare niente. Ottimo, meno male. Fortuna che c'era lui che sapeva fare le pacifiche. Esatto. Senti, quali sono le ultime quattro persone a cui fare il colloquio? No, basta, non sanno più, quelli stava facendo Morolla. A posto. E che ti volevo dirci un'altra cosa che adesso non ricordo quindi niente. Ma ti rendi conto che gente abbiamo in centrale? Che senso la gente di una centrale? Non è normale, detto una cazza. Ma sai cos'è il bello? Quanta Io gente sai c'è cosa in ho sta... scoperto? Oh, quanta gente c'è in sta centrale? Tanta, mamma mia, prima mi stava esplodendo la testa. Ma io poi a Daytona io lo rispettavo quando era sergente, era bravissimo. Io te lo dico anche adesso, quando era sergente era Ah sì, vabbè, davvero ma ora si è perso tutto. bravo. Si è perso tutto, cioè veramente sembra un'altra persona. Sembra un'altra persona. È finito? Chat, no, sinceramente quei signori lo stanno facendo mentre io ho avuto un problema E torni a farlo con loro. Ma la signorina mi ha detto che loro stavano finendo e Vabbè, che allora io vai, avrei guarda, fagli dovuto. l'ultimo colloquio a lui e poi basta, Va bene. Venga con me. Ne sono sicuro. George Washington. Ma sentito? Ragazzi, volete fare un po' di whitelist? Vogliamo facciamo un po' di Allora, whitelist? qualcuno vuole un panino, che se no ci Io direi di rimango. sì, facciamo un po' di whitelist. Ah, vedi un panino, se no ci rimango per terra. Azione Vabbè 2. ragazzi, ora andiamo a fare un po' di whitelist. Un 4-3-2. secondo, eh. Panino. Adesso arrivo subito. E capitano? Dove si trova Capitano, l'Antartide? venga un attimo. L'Antartide al polo sud. Maggiore, un attimo, nei pensieri. Ok. Vabbè, se l'ho preso. Ah, come Capitano? la Groenlandia è quella a Aiuto. nord, mentre Ma? l'Antartide è quella a polo sud. Capitano? Vieni un attimo. Ok. Sente, capitano? Venga un attimo. Vieni un attimo, Morolla. Morolla. Sì, già fatto. Capitano, venga un attimo, è urgente. Non ho capito. Com'è? Le strisce della bandiera. Sì. Capitano? Quante sono? 13. Se non mi sbaglio, 7. Vabbè, io vado, Maya. Vabbè, Maggiore non la sente. io me ne vado, Maya. Devo andare, vado a fare altre cose. A più Ok, va tardi. bene. Dai. Ciao. Ciao. Quello che Bom, ragazzi, andiamo a farci un po' di whitelist. Bom, ragazzi, io allora. Ora stacco da GTA. Stacco da GTA.